Grave incidente sul lavoro questa mattina intorno alle 8 nella zona industriale di Faenza, all'angolo tra via Boaria e via Convertite. Feriti due operai che stavano lavorando in un cantiere edile. Dalle prime informazioni sembra che i due uomini, entrambi italiani, siano stati investiti mentre si trovavano al primo piano dell'edificio dal cedimento della pavimentazione del piano superiore. Il crollo del pannello di cemento li ha investiti. Per estrarli dalle macerie è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti un elicottero dell'Elia Venna, due ambulanze, una dall'ospedale di Faenza e una in supporto da Cesena, un'auto medicalizzata, tre camionette dei vigili del fuoco da Ravenna e una da Faenza, supportate anche dalla Jeep. Uno degli operai feriti, il 53enne, è stato trasportato dall'Eli Medical Bufalini di Cesena in codice rosso per le gravi lesioni riportate agli arti inferiori. L'altro, meno grave, è stato portato a Santa Maria delle Croci in ambulanza. L'edificio in costruzione fa parte dell'espansione della scuderia Toro Rosso. Secondo il progetto iniziale, l'area in cui è avvenuto l'incidente questa mattina sarà destinata ad ospitare i nuovi dipartimenti amministrativi e meccanici della scuderia di Formula 1, la ditta incaricata di svolgere i lavori diretti dall'ingegnere Rodolfo Mazza e la CEISA di Savignano sul Rubicone. Sul posto sono giunti anche gli uomini della polizia di Faenza e i tecnici dell'AUS del lavoro per controllare lo stato di sicurezza del cantiere, con loro anche i vigili del fuoco.